Salve popolo di YouTube! Allora, in questo episodio ho deciso di non mettere proprio la webcam perché veramente, ragazzi, sto avendo dei problemi assurdi. Perciò preferisco non rischiare, non scervellarmi e sinceramente non incazzarmi ogni volta che noto dei problemi. Comunque, tranquilli, ho acquistato una nuova telecamera, perciò non dovrei più avere problemi appena imparo un po' a destreggiarmi nel suo uso, d'accordo? Perciò trasferiamoci subito su Royal. Eccoci qua ragazzi. Allora, prima di tutto iniziamo a sbloccare questo baule d'argento. Voglio andare un attimo a controllare se mi hanno donato carte. Sì, avevo richiesto le frecce, mi sono state donate. Infatti, ne ho qua, ce l'ho quasi a livello 6. Se ce l'avessi avuti a livello 6 sarebbe stato meglio. Inoltre, ho anche ricevuto la strega, che ne avevo richiesta e me ne hanno date due. Partiamo subito a potenziare lei, ragazzi. Questo episodio sarà un piccolo upgrade. Vediamo anche cosa esce dai bauli e soprattutto dal baule omaggio delle missioni. Vediamo un attimo. 63 di oro, 2 gemme che non fanno mai male, una fornace e 7 scarica. D'accordo, poteva andarci meglio, ma non ci possiamo neanche troppo lamentare. Apriamo questo baule d'argento. 44 di oro, uno stregone e infine 7 arcieri. Gli arcieri potremmo valutare di rimetterli. Vediamo un attimo il baule d'oro. 156 d'oro, uno spirito del fuoco, un moschettiere, due domatori cinghiali e 22 bombarolo. Non mai ragazzi. Allora, nella chat cosa sta succedendo? Vabbè, stanno partecipando alla guerra tra clan alla quale io purtroppo non posso partecipare. Peccato se acchiappiamo sgherri di livello 8 perché non li possiamo abbattere. Tra quanto tempo posso richiedere carte? È tra 2 ore ragazzi. Perciò ho preferito registrare il video subito. Vediamo un po' dove arriviamo e se facciamo il baule della corona. Credo di sì, dato che ci mancano solo 3 corone e magari iniziamo anche il prossimo. Buona fortuna, livello 8 ragazzi. Io ho augurato buona fortuna a Pesfizio perché lui non ne ha bisogno, anzi, qui ad averne bisogno siamo noi. Splitto i 3 sgherri, così da, ok, motivarlo a giocare. Butto di qua i goblin lancieri, perché così riesco a fare un pochino di danno a sinistra e lui magari gioca anche qualcosa a sinistra. Ok, pensavo che fosse un giocatore fin troppo pericoloso, ma forse non lo è. Io purtroppo, raga, qua credo di doverla buttare la scarica per forza, perché altrimenti abbiamo problemi enormi. Ok, questo barile non dico che me lo aspettavo, ma quasi. Purtroppo la sua strega di livello 3 ci ha distrutto in pochissimo tempo il cavaliere. E quindi purtroppo è riuscito a sopraffarci, ragazzi. Non ci possiamo fare niente. E penso il primo episodio che inizia in maniera così tragica, ma io credo anche di sapere perché. La strega ormai è una minaccia troppo grande. Più andiamo avanti, più alta la troviamo di livello e peggio è. Io tra l'altro qua rischio di perdere le 3 corone in un istante. Perciò penso che introdurrò una nuova carta al posto del cavaliere. I più esperti di voi avranno magari già capito di che cosa sto parlando. Butto il gigante all'ultimo. Ok, eccolo qui che entra in campo. Sto pronto con gli sgherri. Li butto, ragazzi, rischio perché gli sgherri sono molto utili. Dai che ce la facciamo forse, ma la sua Valchiria è di livello 5, io credo non ce la faremo. Peccato, peccato, raga, perché se qua la Valchiria moriva un istante prima, penso che la torre sarebbe stata un bersaglio molto molto facile. Vabbè, carte troppo basse, ragazzi. Forse è il momento di fare l'upgrade famoso. E quindi magari dovrò giocare un pochino off camera. Spero di no, perché comunque è un po' presto. Però vedete. Non credo sia ancora il momento dell'upgrade, anche se abbiamo perso tutte e 3 le corone. Abbiamo perso per una questione più di tattica in questo duello. È vero che comunque c'era il gigante di livello 5, cioè cose assurde. Però credo di aver capito qual è il problema. Allora, noi dobbiamo mettere la Valchiria al posto del cavaliere, perché il primo attacco non sarebbe mai entrato se noi avessimo usato la Valchiria sulla strega. La Valchiria può battere la strega con una facilità enorme, quindi andiamo a potenziare. Non siamo saliti di livello, vero? No, di pochissimo. E l'andiamo a usare al posto del cavaliere. Anche nella fase finale della partita abbiamo visto che lui ci ha sconfitto con strega e arcieri. Gli arcieri sono un bersaglio facile per la Valchiria. Vediamo se cambia qualcosa, ragazzi. Vediamo un po'. La Valchiria costa 4, questa è l'unica differenza sostanziale. Perciò il deck è un po' meno veloce adesso. Però penso che questo possa essere un buon episodio per sperimentare. Anche lui è di livello 5, quindi questo è uno bravo, ragazzi, altrimenti non sarebbe qui. È uno veramente bravo. Comincio a stuzzicarlo un po' buttandogli questi goblin lancieri che potranno colpire la torre. Fino a togliergli la bellezza di. Gli abbiamo tolto un po' più di 200.
Allora, io butto qua un gigante tattico, perché se adesso lui butta il gigante davanti alla strega vi posso dimostrare la mia teoria. Raga, ma quanto sono felice quando accadono queste cose. Addirittura butta anche un bombarolo, quindi adesso lui è finito, guardate. È perduto, ragazzi, perché il bombarolo viene fatto fuori in due colpi e la strega in tre. Avete visto, ragazzi, cosa siamo stati in grado di fare? La Valchiria non riesce a tornare indietro, poverino. E ragazzi, quindi qui avremmo perso esattamente come nella precedente partita, ma la Valchiria ha fatto la differenza sostanziale di cui avevamo bisogno. Butto una scarica, anche se non è assolutamente necessario, l'ho fatto per assicurarmi la torre. Quindi ragazzi, vedete, ogni partita, anche quelle che magari si perdono brutalmente, quindi appunto perdendo tutte le corone, non devono demoralizzarvi, devono essere uno spunto per una riflessione. Io ho capito che se lui mi gioca un tank come il gigante, dietro lo supporta con Valchiria, arcieri, bombarolo, insomma fa un attacco di quelli seri proprio assai, e tra l'altro ha anche le carte più alte le mie. Se non ho la Valchiria che blocca tutto, perdo brutalmente, ragazzi. Allora io qui vorrei buttare le frecce, ma non so se è il caso, sinceramente, ne dubito. Comincio a buttare la mongolfiera in difesa, ragazzi, perché la mongolfiera, non dimentichiamo che quando esplode dà fastidio, e non poco. Purtroppo però la mongolfiera non mi protegge dal bombarolo, ma per quello ci sono gli sgherri. Ok, questo attacco diventerà un ottimo attacco, però purtroppo, ok, è andato esattamente come volevo. Lui, vedete, è stato niente meno che obbligato a usare la Fireball. La Valchiria è molto utile, perché non so se vi ricordate, negli episodi in cui l'abbiamo utilizzata insieme al principe, può essere spinta anche dai goblin, quindi si possono fare tante belle cose con la Valchiria. Allora io qui andrei a difendere, possibilmente avrei voluto un po' più di fortuna, vabbè, ma non sempre si può avere tutto dalla vita. Non credo che riusciremo a difendere la torre, ma tentar non nuoce assolutamente, perché vedete, adesso lui sperava di fermarci con l'orda di scheletri, quel gigante. È inutile dirvi che non ci riesce. Adesso che il gigante sta venendo colpito dalle torri, posso buttare anche la mongolfiera, che forse riuscirà a dare due colpi, dipende da quanto presto lui gioca il moschettiere. Non l'ho proprio giocato, perfetto ragazzi, perfetto così. Ed ecco che rivediamo il solito pollo grigio, distruttore di arene. Ed ecco che, da che abbiamo perso per tre corone, ci abbiamo a vincere con tre corone, se il gioco ce lo permette. Il gigante deve dare due pugni. Ce la farà? Ah, ne ha dati due, però ne serviva ancora un altro. Bella partita, comunque, bella partita. Avete visto, ragazzi? Il ragionamento, l'esperienza, quanto può aiutare, soprattutto l'umiltà, sapere che avevamo perso perché non potevamo fare di meglio? Questo è l'importante, alle volte, la riflessione. Andiamo a fare l'ultima, credo. In realtà tre partite sono un po' poche per gli episodi di Pollo Grigio, perciò cerchiamo magari di farne qualcuna in più. Questo gigante è addirittura a livello 6, raga, ma cosa sto vedendo? Cioè, è troppo alto di livello. Questa mongolfia addirittura di livello 4. Raga, questo potremmo batterlo solo perché è evidentemente un po' scarso. Cioè, lui ha le carte molto alte per dove si trova. Quindi, sebbene sia molto, molto forte, come sapete, vedete, mi ha giocato un'orda di scheletri sopra la Valchiria, ho detto tutto. Va bene, comunque ragazzi, questa partita secondo me la vinciamo. Dobbiamo solo resistere. Una volta resistito dobbiamo contrattaccare. È un Davide Golia, raga. Se Davide riuscì a non farsi scolpire dai pugni del gigante, alla fine vedrete che ne uscirà vincitore. Gli assisterà un bel colpo al fianco scoperto. Di solito così funziona la strategia. Io aspetto che fa lui, perché anche se lui è vabbè, solo è una parola grossa, però è due livelli sopra di noi, io non me la sento di abbassare la guardia, perché lui, come ci butta una mongolfiera, l'abbiamo perso. Provo questa combo interessante. Ok, non ho capito bene questa giocata. Cioè, lui ha giocato prima la mongolfiera e poi il gigante. Ci ha dato un colpo, raga, ma veramente di pochissimo. Io tenterei di andare a fare tre corone a sto punto. Tanto lui ci butta giù la torre, ma poi a parte non ce l'ha nemmeno buttata giù. Ma adesso gliela buttiamo giù noi. Tra l'altro un goblin è sopravvissuto. Sto pronto all'orda di scheletri, anche se non so quanto senso avrebbe giocarla. Ok, dai, goblin arcieri, fate il vostro dovere e uccidete lo stregone. Ok, lo stregone è morto e questo già è un passo in avanti. Adesso veramente, raga, è solo quello, resistere. Se resistiamo, lo attacchiamo con tutto quello che abbiamo e vinciamo. Io butto la strega qui perché secondo me lui non tenta le tre stelle. Va prima a destra, e infatti... Adesso, con l'aiuto degli sgherri,
La mongolfiera morirà, però no, ho sbagliato, raga, perché anche se la mongolfiera muore, comunque ci distrugge la torre con i danni della morte. Vabbè, però la mia mongolfiera sono sicuro che arriverà in hit e vinceremo. Bella partita. Avevo le carte un po' alte per stare a questi trofei. Non voglio esagerare, ma io forse con le sue carte sarei quasi a 3000. Il ragazzino era debole. Aspettate, voglio andare a vedere un attimo. Allora, no, non stavo a 3000 perché le rare, secondo la mia stima empirica, cioè quindi basata sull'esperienza, le carte rare devono essere... insomma, tutte le carte devono essere a livello da torneo per stare a 3000, per essere... se siamo giocatori nella media. Quindi, le rare al 7... le epiche al 4, le comuni al 9 e le leggendarie all'1. Vabbè, ma le leggendarie non le contiamo proprio. Quindi diciamo era a quel gradino sotto. Apriamo il baule della corona sperando ci dia belle cose. Non siamo a 2000 di un trofeo, ragazzi, veramente di un soffio. 16 cavaliere, mi vuoi invogliare a rimetterlo, ma io non lo rimetterò. 6 valchiria, no, invece no, va bene così. È un'epica, ragazzi, abbiamo sbloccato la tornado. La tornado è veramente molto utile, però credo ci... sarà di maggior aiuto una volta superata qualche arena, perché adesso no, è difficile da utilizzare. Abbiamo anche, dato che la domenica epica, un'epica in omaggio. Vediamo qual è. Forse una nuova. Il golem, per l'appunto. Il golem è un tank molto più forte del gigante, ma costa 3 di esili in più. E finché non ce l'abbiamo del giusto livello, non ha senso utilizzarlo, secondo me. Comunque... abbiamo parecchie cose belle in questo episodio, abbiamo ottenuto. La tornado sono tentato di metterla, ragazzi, perché si combina perfettamente con la strega. Inoltre, se per esempio ci arriva una mongolfiera sotto torre, noi possiamo attirarla sopra la torre centrale. Prima era molto più semplice, adesso è molto più complicato. Però diciamo che ci servirebbe anche un edificio, non lo so, non è ancora il momento. Magari quando ce l'avremo un po' più alta a livello, dirigiamoci verso la prossima arena, ragazzi. Penso che ci possiamo arrivare a livello 6, ma abbiamo visto che spesso il livello delle torri non corrisponde al livello delle carte, hanno le carte più alte. Lui addirittura ha 2000 trofei giusti giusti. Omar the Goat, chissà se è italiano, perché il simbolo del clan è la bandiera italiana. Butto questi goblin lancieri a vuoto, quasi, perché alla fine non ha molto senso, secondo me li ho buttati più per infastidirlo. Parto da dietro con la mongolfiera. Lui probabilmente ha un moschettiere, uno stregone, qualcosa del genere, perché lo vedo troppo calmo. Non sta facendo assolutamente niente. Ok, agli sgherri. Questa mongolfiera, raga, l'ho buttata giusto proprio per vedere lui che cosa teneva. Ok, secondo me ha le frecce. Ecco perché giochi così calmo. Ok, no, sembra non avere le frecce. Ed è stato molto è stato sciocco a buttare la mongolfiera così sotto torre, perché adesso io gli faccio un attacco assurdo a destra. Lo stregone lo fermiamo easy, ma sono più concentrato sulla destra. Ah, maledetto, sbagliato puro, sbagliato, raga, ho sbagliato. Ne ho presi pochi, pochi rispetto a quelli che avrei voluto prendere. Pazienza, pazienza. Comunque siamo andati bene, cioè ho sbagliato a mirare, questo è sbagliato. Lo so che è stata una bella giocata, però potevo fare molto di meglio. Comunque... il ragazzo sembra non avere le frecce e sembra avere un deck anche abbastanza prevedibile. I danni alla morte della mongolfiera quanti sono? 2,25, non lo ammazziamo di 3, dai, ma veramente. Vabbè, comunque devo un attimo distrarre il draghetto. Ok. Gli sgherri intanto colpiranno la mongolfiera, che però riuscirà a darci un colpo, perché purtroppo uno sgherro stava attaccando dalla parte sbagliata. Ok, siamo pronti a utilizzare la scarica, perfetto, perché la scarica aiuta i goblin lancieri a finire il lavoro. Siamo pronti con le frecce, siamo prontissimi con le frecce. Le butto, raga, le butto, perché comunque il gigante resiste un po' di più e fa dare anche qualche colpo in più ai goblin lancieri. Le ho buttate perché comunque ho la strega che mi aiuta contro gli sgherri, altrimenti non avrei mai fatto una mossa del genere. Gigante di qua. E gli sgherri, raga, possono essere letali, veramente. Li buttano giù una torre come niente. Ok, va bene, va bene. Forse avrei potuto anche evitare di difendere. Ok. Alla fine sto cercando più che altro di indebolire le truppe rimanenti, non di fermare la mongolfiera. Perché la mongolfiera che mi butta giù la torre è quasi indifferente. Frecce al momento giusto. Raga, non mi dite che ho fatto l'errore della vita, perché potrei averlo fatto. Adesso dobbiamo sperare che la nostra mongolfiera vada in hit, altrimenti perdiamo. Vediamo, raga, se la mongolfiera colpisce ce l'abbiamo fatta. No!
Ah, bella partita, peccato. Di un quadratino la mongolfiera non esplosa sulla sua torre. Inutile dirvi che poi l'altra torre l'avremo massacrata. Sembra veramente difficile arrivare alla prossima arena, ma ci sta, le sfide mi piacciono. Raga, penso che questa sia la nostra ultima partita. Se la vincessimo sarebbe l'ideale, così che giungiamo nella prossima arena. E però anche se la perdo, raga, io comunque il mio l'ho fatto. Potevo giocare forse un po' meglio, senza dare per scontato che avrei buttato giù la torre. Questo è un episodio veramente che fornisce grandi insegnamenti, secondo me. Non ha senso per ora esporsi, anche perché i miei goblin sopravvivranno, quindi potranno colpire la... Ecco, potevano colpire la torre se lui non giocava niente. Adesso siamo pronti, perché lui potrebbe giocare qualcosa davanti al moschettiere o qualcosa a destra. Ti prego, moschettiere, colpiscimi il gigante. Ok, mi ha colpito il gigante, questa non è una cosa buona di più. Gioco la strega e tengo le frecce pronte all'ultimo istante a destra. Ok, anche lui ha la strega, maledizione. Sto pronto con la scarica per bloccare qualsiasi cosa lui butti. Ok, questo non lo potevo bloccare purtroppo. La partita sembra equilibrata. La mia strega forse riesce anche a dare qualche hit? No. Il barile goblin lo dobbiamo distruggere solo così per il momento. Non possiamo fare di meglio. Butto i goblin lancieri così da fare un po' di pressione. Ok, lui gioca di nuovo il moschettiere. Secondo me varierà qualcosa adesso. Giocherà qualcosa, raga, non penso che si fa fregare di nuovo. Perché lui, se ha perso i danni, è stato perché ho giocato in quella maniera. Questa è la combo ideale. Ah, addirittura mi vai col principe. Sto pronto con le frecce, anche se è un po' inutile secondo me, perché lui l'orda non la butta. Se la butta, la fermiamo. Comunque, raga, ora siamo di fronte a un altro problema. La vulnerabilità del mio gigante. Il mio gigante ha poca vita per combattere contro queste truppe. Perciò dovremmo concentrarci su di lui a breve. Vabbè, questa orda è stata proprio stupida, se posso permettermi. Perché adesso io ti attaccherò in un modo che tu non ti aspetti tanto. Lui ha il... Io mi faccio colpire la torre, non mi interessa, tanto ho la scarica pronta. Ok, lo sapevo che giocavi il moschettiere, ma sapevo anche che lo giocavi male. Perché adesso tu mi stai colpendo la valchiria, che tra l'altro è arrivata anche a torre. E perciò perdi in questo modo. Butto lui perché lo sapevo che diventava super aggressivo. Raga, questi goblin all'ultimo secondo faranno la differenza della partita, probabilmente. Io ve l'ho detto. Qua ci va una bella valchiria che distrugge tutto senza pietà. Qua ci va una bella scarica. Ah, non pensavo avesse l'orda di scheletri. A meno che non mi sono distratto io. Penso lui non l'abbia mai giocata nella partita. Metto la strega un po' più a sinistra, così che ci difenda dall'orda e sia pronta all'arrivo di un principe, per l'appunto. Ok, scheletrini che escono al momento giusto. Principe quasi abbattuto. Pronti, ragazzi. Scarica sul barile. Bella partita, non c'è che dire. Sono diventate tesissime, ragazzi. Non è più come vecchi tempi. Continueremo ad aprire i bauli, a richiedere carte off camera. Ad aprirli intendo dire che li sblocco, ragazzi. Li sblocco. C'è un altro sblocco ancora in corso. Vedete questo? Siamo arrivati all'arena 7, ora ne parliamo. Vedete? Lo sblocco richiede 2 ore. Io li sbloccherò, cioè che appunto li renderò apribili. Ma non li aprirò mai senza di voi, ricordatevelo. E richiederò le carte quando possibile, così che saliremo sempre di più. Adesso la priorità assoluta è far salire il gigante, dato che sono salite la strega e la mongolfiera. Successivamente, anzi, prima le frecce e poi il gigante. Successivamente vedremo un po' anche che carte ci usciranno. Magari una leggendaria, io la sto invocando da secoli. Pacchetto convenienza Royal Arena, super utile, inutile dirvelo. Prendetelo quando vedete i bauli del re leggendario, prendeteli sempre. Perché il baule del re leggendario non solo è forte come un baule super magico, in pratica adesso ve lo vorrei mostrare cosa ci dà. Guardate, il baule del re leggendario, che l'abbiamo appena sbloccato come oggetto acquistabile, ci dà 20 epiche, 60 rare, 300 comuni, 3600 euro e ci garantisce una leggendaria, ragazzi. Cioè, non stiamo parlando di pizza e fichi, è veramente una cosa troppo potente. Se lo acquistate, vi dico tranquillamente che se seguite contemporaneamente le mie tecniche arrivate in arena, arrivate 3000 trofei, in men che non si dica. Poi da 3000 trofei l'abbiamo scelto come traguardo di pollo grigio, ipotetico, perché da lì puoi acquistare le leggendarie nel negozio e diventa tutto molto più semplice con le leggendarie di alto livello.
Detto ciò, ragazzi, andiamo a vedere un po' le missioni. Abbiamo avuto le ricompense, combattiamo. Abbiamo avuto il regalo, un principe, 20 medaglie, sempre più vicini al baule super magico. Abbiamo giocato le truppe per 80 volte, quindi un'altra ricompensa è 270 di oro. Gioca l'arte incantesimo 50 volte, in normali 1v1. Ci darà 8 rare come ricompensa, anche se non sappiamo quali sono. Non vedo l'ora di sbloccare questo baule super magico, perché se ci desse anche una leggendaria sarebbe proprio il massimo, ma già per le carte che ci darà, le risorse avranno un valore inestimabile. Da Black è tutto, non ci vediamo nella webcam purtroppo, ragazzi, mi dispiace moltissimo, ma sappiate che non importa il modo in cui si esprime qualcosa, ma il significato intrinseco dentro di essa. Io spero di avervi trasmesso con questa puntata, così come con tutta la serie di Pollo Grigio, tanti valori, fra cui l'umiltà, quindi la riflessione conseguenziale, e inoltre anche a voler imparare, divertirvi, che non sono due cose diverse. Imparare e divertirsi possono anche andare mano nella mano nella nostra vita, e spero che potrà essere così per voi. Quindi ci vediamo in un prossimo episodio di Pollo Grigio, ragazzi, e non dimenticate mai, sic parvis magna. Bring me out.